moriva Giovanni Falappucci. Per il Talmud chi salva anche solo una vita
quale non ci dite gli ebrei a salvare tutte, forse quello che ne ha salvate di più. Riconoscendo e applicando il principio ama il prossimo tuo come te stesso, Paladucci si è prodigato e si è speso fino all'estremo sacrificio per quelli che, come disse Amos Cruzzati nel processo di canonizzazione, processo canonico di beatificazione, se non fate beato Paladucci, chi volete fare? Perché Paladucci non solo ha aiutato i suoi correligionari, ma si è speso e si è immolato per quelli che nella liturgia del Venerdì Santo pre-conciliare venivano chiamati i terzi ebrei, e poi Giovanni Paolo II definì i nostri fratelli maggiori. Quindi applicato il principio ama il prossimo tuo come te stesso. E qui c'è una sottile linea tra il poliziotto, il funzionario di polizia che va a applicare le leggi dello Stato, e il cristiano che invece segue la legge dell'uomo. In un recente convegno che abbiamo organizzato sull'obiezione di coscienza, che si è tenuto al Senato a giugno, con un lucido intervento il nostro collaboratore, il collaboratore della Fondazione, il dottor Gianluca Giorgio, ha sottolineato questo aspetto. Quando le leggi sono contro o non applicano il diritto costituzionale della preservazione dell'uomo, è quasi consentito non applicare queste leggi, le leggi inique dell'uomo contro la legge naturale della tutela e della preservazione della vita umana. Paladucci quindi è un esempio lucido di funzionario dello Stato, un esempio vero cristiano che per gli altri si è immolato fino all'estremo sacrificio, veramente l'esempio di un uomo per gli altri. Leggo ora la preghiera per la beatificazione di Giovanni Paladucci. Signore Gesù, ti preghiamo, glorifica il servo di Dio Giovanni Paladucci, che uomo giusto esaltò il tuo nome al servizio degli umiliati e consumò la vita per amore. Per sua intercessione, donaci la grazia che ti chiediamo. Tu vuoi tutto, Signore, e non per questo restiamo fiduciosamente in attesa. Amen. Ora, come potete vedere dalla sala, prosegue la parte musicale del nostro evento, e avete sentito la preghiera del poliziotto che proseguirà con il brano successivo, ma prima vorrei leggere una piccola introduzione per far conoscere la fanfara della Polizia di Stato e promuove l'opera con l'infusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale. Il complesso nasce principalmente per accompagnare e ispirare le cerimonie ufficiali. Nel corso degli anni l'organico è stato arricchito con l'inserimento di ulteriori strumenti, permettendo così di eseguire un vasto repertorio che spazia nei diversi generi, sia della tradizione classica che di quella moderna contemporanea. Fanfara alla sua sede a Roma e partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato, come i giuramenti degli allievi agenti, ma anche a eventi culturali e a scopo benefico, di rilievo nazionale e internazionale.